Monte Grappa, tu sei la mia patria, sola te il nostro sole risplende. A te mi... Ma sì che torna, per cosa che ti mente, non sta a aver paura. Non te ne senti io sua lettera che ha mandato un mese fa dalla Zoeo? E lei sta bene, gli mangia quitto, gli dorme meglio. Lei è al sicuro? Al sicuro? Ma cosa desio, femmine? Ma non vi ho ancora capito che quello che scrive dal fronte è tutte bugie? Perché che sia censura? Se un soldato scrive qualcosa che non gli va bene, è qui che comanda. Io mette anche in prigione. Il titolo del nostro, della nostra rappresentazione è Ma cosa mai che mo vinto? Ed è un po' il riassunto dello stato d'animo dei nostri compaesani, dei nostri contradaioli, del popolo italiano, di ciò che ha veramente lasciato dopo l'euforia della vincita la Grande Guerra. Ciro, non ti sento qui! Tani! Tani, caro! Ma se devi scherzare! Non te ne conosci più! Guarda che sono tuo madre! Ma cosa che sei capitano, mio figlio? Buongiorno, signor Bissegna. Suo figlio ha subito lo shock da granata. Siete bravi a tirarci fuori dalle case, per mandarci in guerra? E cosa che vuoi ciappare? Vuoi ciappare cosa? Ciappare due città? Che se restava anche sotto un'altra nazione, cosa mi cambiavano gli altri? Ah, due mesi, vai in guerra, due mesi, l'ha detto. In guerra, due mesi, fino a casa, insieme, un attimo. È una guerra che dura 3 anni, facendo milioni e milioni di morti. Questo qua è il futuro dei miei figli. Mi parto, voglio dare un futuro meglio ai miei figli di questo qua. Non voglio più stare qua. Monte Grappa, tu sei la mia patria, sola te il nostro sole. In questo angolo presentiamo un tema, le lettere dal fronte, un tema importantissimo che abbiamo voluto sottolineare, un aspetto della Grande Guerra e degli aspetti anche storici, con documenti, con lettere, di quello che è stata tutta la corrispondenza della Grande Guerra, che ha avuto un impatto fortissimo e importantissimo durante il conflitto per le persone e per sostenere anche il morale dei soldati.